Salve, Mister. Scrivo per calciomerano.com. Volevo chiederle se che reazione si aspetta dalla squadra dopo la sconfitta di Bergamo e che Siena si aspetta di trovare una squadra di Serie B, ma che comunque ci terrà a fare bella figura. Non credo che sia solo volontà di fare bella figura. Ci sono altre considerazioni, per esempio loro sono fermi da un po' di tempo, devono prepararsi al campionato, hanno un ottimo banco di prova per poter testare la squadra in vista della ripresa del campionato per gli obiettivi che hanno. È una squadra che l'anno scorso, senza la penalizzazione, probabilmente si sarebbe salvata anche in Serie A, quindi una squadra che ha dei buoni valori tecnici. Per cui un confronto importante sotto il profilo sia del risultato, sia dell'aspetto tecnico, anche per noi, soprattutto su quello psicologico. E quindi una squadra per una partita sicuramente da non sottovalutare da parte vostra. E poi perché tanti di questi ragazzi che giocheranno domani, fino a poco più di una settimana fa, erano titolari che giocavano in Serie A, sfide più importanti, quindi è chiaro che rappresenta per tutti non un esame, ma un ottimo banco di prova eventualmente per riproporsi. Poi volevo chiederle se Blasil in posizione di terzino sinistro o arretrato sulla fascia sinistra, visto a Bergamo domenica, se si fosse trattato di una soluzione già trovata in allenamento oppure una necessità della partita. Una necessità della partita. Un'altra domanda è quanto le danno fastidio le voci dei tifosi che sono un suo possibile esonero e il malcontento dell'ambiente. A me dispiace non riuscire a fare il risultato, non aver fatto il risultato. Questo principalmente. Poi